Si è svolta presso la zona antistante il centro commerciale Le Colonne la manifestazione Mini Volley in piazza che ha chiuso la stagione agonistica delle società Assi Manzoni Pallavolo Brindisi. L'evento è stato organizzato in collaborazione con la FMP Fabbrica Occhiali. Si chiude la stagione sportiva e probabilmente nel migliore dei modi, visto che i protagonisti sono i ragazzi, i ragazzini. Beh, sicuramente sì, diciamo, la manifestazione che coinvolge i giovanissimi è sempre una manifestazione che riempie di gioia perché vedere lo spirito vero e sano dello sport, ragazzi che si divertono e quindi è la parte più bella dello sport. Poi, man mano che crescono, perdono un po' questo spirito, però diciamo questo è lo spirito giusto e quindi fa molto piacere. Diciamo che è una manifestazione, mi preme ringraziare tutti i collaboratori, che sembra strano, però allestire un impianto di questo genere vuol dire molto sacrificio, dedicare il tempo nel tracciare i campi, nell'andare a prendere le reti, cioè tutta un'organizzazione dove molta gente dedica disinteressatamente col volontariato il suo tempo libero. Quindi se non ci fossero queste persone che dedicano, diciamo, spontaneamente, in maniera disinteressata, il loro tempo, queste belle manifestazioni non potrebbero avvenire. Quando si parla di pallavolo a Brindisi, purtroppo si parla di uno sport a cui mancano le strutture, manca sicuramente quella continuità che c'era prima. Qual è lo stato di salute della pallavolo brindisina? Ma diciamo che per le strutture non ci possiamo lamentare molto, però è anche vero che purtroppo mancano gli sponsor e quindi per certi versi fare il volley ad alto livello, come succede nelle città qui vicine, è un po' difficile. Diciamo, dal punto di vista impiantistica, quest'anno vedremo come ripartiamo con i ticket. C'è un'inflazione anche di nuove società, quindi quando un'attività poi si allarga, si perde forse probabilmente anche lo spirito di miglioramento degli atleti. Però, diciamo, lo sport è così, vediamo un po'. Vedremo quest'anno, all'inizio dell'anno, qual è lo stato di salute vero di questo sport. Questi 200 però confortano un poco. Beh, diciamo che sono ragazzi che vengono un po' da tutta la provincia, ragazzi e ragazze. Conforta il movimento giovanile, diciamo che c'è anche un po' di conflittualità, a volte anche poco corretta, però diciamo, fa parte dello sport. Vedremo quest'anno, ripeto, alla ripresa dell'attività cosa succederà. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, nel migliore dei modi, nello spirito dello sport. Speriamo di riuscirci e speriamo che i ragazzi oggi si divertano, tutto lì.